timoniere. Vai, prego. Entrambi. Bravo. Ci accomodiamo qua, poi. Sì. Ben arrivato, capo, alla 4 giorni di formazione dei nuovi formatori Io Non Rischio, selezionati in questi giorni dalle regioni che, devo dire, ormai ci danno una mano grandissima in questo grande lavoro. 90 nuovi formatori, alzate le mani, nuovi formatori, bene, che sono qui da lunedì a lavorare insieme a noi, insieme ai partner e tra di loro, e il novero dei vecchi formatori selezionati già dal 2015-2016, ma che nella nostra ottica di formazione continua sono qui da ieri a lavorare, a prepararsi, a riprepararsi per portare la formazione Io Non Rischio ai comunicatori che quest'ottobre riempiranno ad oggi le candidature per almeno 820 piazze, se non ricordo male. I vecchi formatori alzino la mano. Bene, finiremo i lavori oggi nel pomeriggio e loro avranno ancora fino a settembre per lavorare e prepararsi alla formazione dei comunicatori che porteremo a loro proprio nel mese di settembre, vicini alla realizzazione delle piazze, perché tutti siano più pronti. Qui ci sono anche i rappresentanti delle regioni e naturalmente i rappresentanti dei nostri partner, INGV, Reluis, AMPAS, CIMA, che, con i quali abbiamo lavorato in questi mesi per preparare queste 4 giornate dense, faticose, ma eccolo. Sono in incognito. Come fa a essere in incognito? Allora, prego. Grazie. Allora, aspettane te. Allora, io vi ringrazio, sono felicissimo di essere qui con voi. Sono veramente molto felice perché tanti di voi hanno iniziato questa avventura. Io credo che una volta che si entra in questa mentalità, in questa attività, non se ne esce più, quindi a meno che uno non abbia delle esigenze personali si rimane formatori Io Non Rischio a vita, si rimane come si rimane volontario a vita, e di questo vi devo ringraziare. Voglio ringraziare anche ovviamente i partner che prima ha menzionato, vedo anche il presidente di Fondazione CIMA, ecco, sono contento, gli altri partner, INGV, Reluis e tutti gli altri partner, ovviamente anche gli amici dell'AMPAS e tutti quanti gli altri che 8 anni fa, io dico sempre 9, non so perché io mi porto un anno avanti, 8 anni fa hanno avuto quest'idea di avviare questa campagna di informazione Io Non Rischio, buone pratiche di protezione civile. È stata la prima grande occasione in cui il sistema è riuscito a fare una divulgazione in materia di rischi e delle misure di autoprotezione, misure che mettiamo in campo per garantire l'incolumità dei nostri concittadini. Devo dire che da allora ogni anno la campagna è cresciuta, si è perfezionata, i contenuti sono stati arricchiti. C'è un lavoro enorme di tutti quanti voi, c'è un lavoro enorme dei colleghi del Dipartimento, che qui voglio ringraziare, a partire da Rita Sicoli, ovviamente Massimo Mattiese, Claudio e Roberto Giarola. E tutti gli altri colleghi che vedo qui. Sono orgoglioso di voi per quello che
che fate e per quello che potremmo fare insieme. Quest'anno, come sapete, la campagna Io non rischio si inserisce nell'ambito di quella che è la settimana della protezione civile. Vedete, io da quando ho assunto la responsabilità complessiva del Dipartimento mi sono interrogato e mi sono detto: perché semplicemente un momento di informazione della popolazione riguardo ai rischi? Perché non immaginare a una giornata della protezione civile? Poi buon Dio ci ha premiato e ha fatto arrivare anche una settimana della protezione civile, perché in questo modo noi riusciamo a raggiungere il nostro paese nelle diverse componenti, strutture, soggetti, e quindi si inserisce in quell'ambito. La campagna Io non rischio è peculiare, io sono convinto che crescerà sempre più come attività. Deve essere, come lo diciamo sempre, non una campagna occasionale ma una campagna permanente, e quindi dovremo rafforzare con i colleghi, con le organizzazioni volontariate. Voglio qui ringraziare per tutti quanti voi il vostro presidente, che vi rappresenta benissimo e che, come dire, abbiamo avviato un percorso comune più o meno nello stesso periodo, quindi siamo coetanei di incarico, perché noi faremo in modo che la campagna Io non rischio sia veramente accresciuta ogni anno. Però mancava qualcosa, secondo me, mancava il resto, mancava la dimostrazione della nostra capacità, del nostro sistema, e quindi è venuta fuori questa idea della prima giornata e poi della settimana della protezione civile. Quest'anno, ieri abbiamo fatto anche una riunione con le regioni, abbiamo definito sostanzialmente il programma della settimana della protezione civile, programma che parte, come giusto che sia, con la campagna Io non rischio il 13 e il 14 di ottobre, giusto? 14? 12? Le date non sono il mio forte. 12 e 13 ottobre, quindi prosegue con una serie di iniziative, ne abbiamo una specifica che riguarda le scuole. Nelle scuole abbiamo puntato molto sulla formazione, sull'informazione dei nostri figli, e abbiamo firmato due importanti protocolli d'intesa con il ministro Bussetti, uno a suo tempo riguardo proprio alla strutturazione di un progetto di formazione in materia di protezione civile, di cultura del rischio, progetto che in qualche modo ha avuto anche un buon risultato con l'approvazione del disegno di legge della reintroduzione dell'educazione civica nelle scuole, nell'ambito del quale è prevista una specifica attività che riguarda la formazione di base in materia di protezione civile. Abbiamo firmato anche una quindicina di giorni fa un accordo con il presidente dell'Ordine Nazionale, del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, e il ministro Bussetti, perché c'è tutto un tema che, come voi sapete, è quello della qualità dei nostri edifici scolastici o della vulnerabilità delle nostre infrastrutture. Quindi faremo questa giornata dedicata alle scuole, avremo una giornata dedicata alle istituzioni. Nell'ambito della settimana della protezione civile è stata istituita la riunione delle autorità nazionali di protezione civile. È un momento importante, perché nel nostro paese non c'è stato mai un momento di confronto tra tutti coloro i quali hanno la responsabilità della protezione civile dal livello nazionale al livello territoriale. Quindi sarà l'occasione per mettere insieme intorno a un tavolo il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Presidenti delle Regioni, i rappresentanti dei sindaci, dell'ANCI, dell'UPI, dell'UNCEM, i rappresentanti delle istituzioni, il Presidente della Consulta Nazionale prossimo
Comitato Nazionale del Volontariato, il Presidente della Grande Rischi, i rappresentanti dei centri di competenza, e lì noi faremo un punto su qual è lo stato del nostro sistema di protezione civile e qual è l'obiettivo a cui dobbiamo tendere. Poi vi parlo di qualche obiettivo che mi sta particolarmente a cuore. Avremo un giorno anche dedicato alla resilienza delle infrastrutture e alla continuità delle attività produttive del sistema economico, perché voi sapete che non c'è vita senza lavoro e quindi è questa un'attività che dobbiamo curare, dobbiamo fare in modo che le nostre fabbriche, le nostre attività produttive siano resilienti e in grado di superare velocemente e brillantemente le calamità. E concluderemo con una grande esercitazione nazionale, esercitazione nell'area Flegrea sul rischio vulcanico in quell'area, per testare anche tutti i protocolli, le procedure che stiamo mettendo in piedi relativamente all'allontanamento della popolazione. Quindi è una settimana che è molto ricca di appuntamenti, ma in questi appuntamenti l'appuntamento che credo che più di tutti spicchi rispetto agli altri è la vostra presenza e la presenza dei volontari nelle piazze. Voglio dire che, visto che siamo qui, è un'occasione per fare anche un po' il punto di quella che è l'attività che stiamo portando avanti. Come sistema di protezione civile stiamo lavorando sodo, lavorando bene. Vi voglio ringraziare per tutto quello che avete fatto per il nostro paese, per i nostri concittadini, in occasione delle diverse calamità naturali, eventi che ci sono stati. Tutti quanti, molti di voi saranno intervenuti in occasione della tempesta Vaia ed è stata una grande dimostrazione di capacità di sistema di reazione per l'intervento che è stato tempestivo e efficace. Quindi stiamo lavorando su questo, stiamo lavorando su un progetto su tutti, che è quello di fare sì che la nostra protezione civile diventi una protezione civile nuova, una protezione civile 2.0, che è quello di una piattaforma nazionale di allertamento della popolazione. In tutti i paesi del mondo, almeno in quelli più evoluti, esistono strumenti di informazione della popolazione, che è questo dell'utilizzo del sistema del cell broadcasting per raggiungere tutti coloro i quali si trovano in una data, in un dato territorio presso cui sono raggiunti dalle singole celle telefoniche, e quindi è questo il punto di partenza per poi sviluppare anche un'app per dare ai cittadini delle informazioni di maggiore dettaglio, perché il cell broadcasting, l'informazione sulle condizioni di allerta sono il punto di partenza, l'app è il punto di arrivo nella quale noi incroceremo i dati relativi alle previsioni meteorologiche con le informazioni concrete del singolo territorio previste nei piani comunali di protezione civile, dove l'elemento che farà la differenza sarà lo smartphone e la posizione georeferenziata del cittadino. Quindi su questo lavoreremo per uniformare i piani comunali e territoriali di protezione civile. È un lavoro che faremo insieme a voi, tutti quanti voi, ed è un lavoro che faremo anche con i giovani del servizio civile. Voglio ricordare, questo è un altro obiettivo che mi auguro appresto, ne parlavo ieri sera anche con il sottosegretario Spadafora, che ha la delega per la gioventù e per il servizio civile, è un obiettivo che ci vogliamo portare avanti per coinvolgere un paio di migliaia di ragazzi del servizio civile in un'attività strutturata connessa alla diffusione della conoscenza nel territorio in cui risiedono.
Quindi io vi ringrazio, concludo augurandovi buon proseguimento. Non vi domando come siete stati in questi giorni, soprattutto, scusate, ti richiamo fra un minuto, soprattutto per il Vitto, che credo che sia... Si è elevato, no, perché la prossima volta ci organizziamo con una bella cucina da campo. Allora, una bella cucina da campo, questo lo dobbiamo assolutamente fare. Io porto il vino.